È importante tutelare e garantire l'assistenza pediatrica a tutti i minori e affrontare i problemi della denatalità, dei bambini con difficoltà e del disagio psicosociale. Sono queste le sfide a cui in futuro la pediatria si troverà a far fronte, secondo il presidente della SIP, Alberto Villani, che parla in occasione della cerimonia per i 120 anni della società scientifica. Mai come oggi è importante tutelare la salute del bambino. La nostra società non è ritagliata per i bambini, siamo in un paese con la più bassa natalità al mondo, c'è poca attenzione verso i bambini, quindi la Società Italiana di Pediatria ha sicuramente un ruolo fondamentale nel tutelare i diritti dei bambini, la salute dei bambini. Le sfide per i bambini del futuro, diciamo, che affronterà la Ma guardi, la prima grande sfida è quella di tutelare e garantire l'assistenza pediatrica a tutti i bambini, a tutti coloro che sono in età evolutiva, perché uno dei grossi problemi è proprio la carenza di pediatri. Quindi il primo punto è far sì che il diritto alla salute sia tutelato al meglio, un diritto costituzionale, dobbiamo far di tutto per garantirlo, quindi far sì che ci sia assolutamente un pediatra che si faccia carico della salute dei bambini. Le altre grandi sfide sono quelle della denatalità, dei bambini con difficoltà, del disagio psicosociale, quindi in tutti questi campi ci sono sicuramente dei grossi margini di lavoro da compiere. In Italia i bambini di oggi sono meno rispetto a quelli di una volta, sopravvivono sempre di più, ma ci sono delle malattie nuove. Quelle croniche ormai interessano fino al 15-20% del totale dei minori e necessitano di attenzioni speciali. Lo ricorda Giovanni Corsello, past president della SIP, intervenuto alle celebrazioni dei 120 anni della società scientifica nella sala della regina della Camera dei Deputati. E vi sono delle malattie dovute all'inquinamento ambientale, vi è la problematica del disagio degli adolescenti, vi sono gli aspetti che riguardano l'abuso, le dipendenze dei bambini, anche collegato con i fenomeni del cyberbullismo e della esposizione eccessiva ai video e al web. Quindi tante sfide e il pediatra deve essere un po' l'avvocato e la sentinella per i bambini. Cioè deve tutelare la salute ma anche i diritti dei bambini ed essere in grado di cogliere precocemente i segni di alcune patologie che possono rivelarsi potenzialmente dannose anche nell'età adulta. È una prevenzione a tutto tondo che il pediatra deve fare, prevenire le malattie nei bambini e prevenire anche in età evolutiva le malattie dell'adulto. Fino al 7 ottobre si celebra in Italia la Settimana Mondiale dell'Allattamento Materno. È un impegno quotidiano dei nostri soci che hanno a che fare con quasi 500.000 di donne che iniziano il loro percorso di neomamme. L'Italia si pone tra i paesi con i tassi più elevati e nei nostri ospedali il 90% circa dei neonati viene dimesso con allattamento materno. C'è tuttavia un problema di capacità di mantenere tassi elevati di allattamento al seno esclusivo nei mesi successivi ai 3. A spiegarne il motivo è Fabio Mosca, il nuovo presidente della Società Italiana di Neonatologia. A 3 mesi quasi questa percentuale si dimezza, a 6 mesi poco più del 5-10% di neonati che allattato in modo esclusivo al seno, c'è margine di miglioramento, ma partiamo certamente da un sistema che da questo punto di vista funziona bene. Perché l'optimum dell'allattamento fino a quanti mesi è? Allora, l'allattamento al seno dovrebbe essere esclusivo nei primi 6 mesi di vita, questo sarebbe l'optimum, che però ovviamente si scontra anche con tutte le problematiche di inserimento della mamma nel mondo del lavoro e quindi anche di un sostegno che non è solo a un fatto naturale che è fornire al bambino il proprio latte, ma è anche proprio un problema sociale di rendere possibile alla mamma di fare la mamma e solo la mamma nei primi mesi della sua vita del suo bambino. La sperimentazione clinica in area pediatrica arriva sempre dopo quella nell'ambito dell'adulto. Il numero dei nuovi farmaci a nostra disposizione è assolutamente basso e meno del 10% dei nostri pazienti ha attualmente accesso ai nuovi farmaci antitumorali. Franca Fagioli, presidente dell'Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica, elenca da dire le criticità e le necessità sorte in questo ambito. Abbiamo detto che più dell'80% dei pazienti guarisce, ma questo significa che
Due su 10 pazienti ad oggi non possono guarire e vi sono poi alcune malattie per le quali non è possibile ancora ipotizzare il percorso di guarigione e quindi sono necessari nuovi farmaci, è necessario modificare quello che è l'iter legislativo non solo a livello nazionale ma a livello europeo perché abbiamo pochi piani investigativi pediatrici, poca ricerca preclinica in ambito pediatrico. E sarebbe necessario non solo accelerare tutte queste fasi, quindi il passaggio dalla sperimentazione nell'adulto alla sperimentazione nell'ambito pediatrico, ma fare dei piani clinici di investigazione solo per i nostri pazienti, perché i tumori pediatrici hanno caratteristiche completamente diverse da quelle dell'adulto e a volte alcune anomalie molecolari che nell'adulto ad esempio sono tipiche del carcinoma del polmone le ritroviamo in area pediatrica ad esempio in altre forme tumorali. Il carcinoma del polmone ad esempio non esiste per i pazienti pediatrici e per gli adolescenti, quindi abbiamo bisogno di piani nostri e abbiamo bisogno per tutelare il paziente, per tutelare anche i professionisti ovviamente di una nostra linea di accesso al farmaco all'interno delle varie case farmaceutiche, delle big company. Su 100 bambini il 90% può avere problematiche organiche, spesso anche abbastanza banali, ma il 10% ha problematiche serie che coinvolgono l'aspetto psicologico e sociale. Sono i casi che rimangono più impressi e oggi un pediatra non può esimersi dal conoscerli. A dirlo è Teresa Mazzone, pediatra di libera scelta della ASL Roma 1 e presidente del congresso SISPE, un bambino speciale in programma sabato 6 ottobre a Roma. Sarà un confronto tra esperienze a partire dai casi clinici, spiega Mazzone, per fornire indicazioni pratiche ai pediatri di famiglia che non conoscono quale sia il servizio competente per poter seguire un bambino dal punto di vista assistenziale. Inoltre, approfondiremo le indagini da fargli fare se è un bambino pretermine per un follow-up che aiuti a integrare la funzione del pediatra con quella del territorio.